Buongiorno a tutti quanti e bentornati su Gaming Galaxy. Come vedete ho ricominciato, anche se la mia voglia era veramente zero, ma ho iniziato una cosa e vorrei portarla fino in fondo. Quindi iniziamo il 2021 con un bel videone. Vi dico subito che sono news del 2020, ma come sapete nel 2020, o meglio alla fine del 2020, io ero letteralmente spompato e non avevo più voglia di fare video. E quindi ho rimandato tutto a, beh, ad oggi in pratica. Ma bando alle ciance, ricordatevi di iscrivervi al canale e ovviamente di guardare l'intero video se vi interessa. Quindi proseguiamo. Gli oggetti sono la linfa vitale di Diablo. Sono l'elemento del gioco che cattura la nostra immaginazione e ci fa continuare a giocare. Gli oggetti sono senza dubbio una parte importante di ciò che rende Diablo così avvincente e così diverso dagli altri giochi. Il capoprogettista del gioco, Joe Shelley, ci ha illustrato tutti i principali aggiornamenti riguardanti questo argomento. Quello che vedremo è ovviamente la direzione che Blizzard ha intrapreso per portare a termine questo titolo e ovviamente quello che vi dirò in questo video può essere modificato fin da subito. Ovviamente da loro, non da me, perché io non c'entro un cazzo. Quindi prendete tutto quello che vi dirò e farò, ovviamente, vi farò vedere con le dovute pinze. In primo luogo vogliono rafforzare l'identità di classe fornendo agganci fantasy intuitivi. Gli oggetti e le abilità che si ispirano alla fantasia della propria classe sono ovviamente migliori. In secondo luogo vogliono supportare una personalizzazione più profonda attraverso quell'opzione che chiamano itemization. Che sembra tipo Alicization di Sword Art Online. Che cosa mi è venuta in mente? Comunque, gli elementi quindi dovrebbero supportare e migliorare la tua classe, non definirla. Infine, stanno mirando a fornire anni di cose da scoprire e innumerevoli modi per costruire una determinata classe. Parliamo innanzitutto dell'albero delle abilità, già discusso nel precedente update. Ho fatto un video anche su quello, potete trovarlo nella playlist, vi lascio comunque il link in descrizione. Hanno deciso di migliorare l'esperienza di gioco e portarla a un livello diverso da quello visto fino ad ora nei vari Diablo. In questo caso hanno inserito sia la possibilità illimitata di spectare i punti abilità, quando ovviamente più ci aggrada e ci pare, ma per farlo saremo costretti a pagare ogni volta che vorremo respectare. Pagando ovviamente sempre un prezzo maggiore ogni volta che vorremmo farlo. Questo viene fatto per evitare che tutti i personaggi siano uguali, che ogni persona pensi a che abilità prendere e per evitare che un personaggio dall'altro sia differente da un semplicissimo click. Quindi hanno inserito questa cosa che è riguardante l'update precedente, l'hanno detto in questo video perché hanno voluto ribadire il concetto delle abilità, ma soprattutto hanno voluto dare un senso di appartenenza a una determinata classe e al proprio personaggio, piuttosto che una cosa del mio personaggio è uguale al tuo e di conseguenza mi basta un click per rispettarlo identico a te. Parliamo delle statistiche primarie. Gli sviluppatori hanno rafforzato la fantasia di cosa significhi essere un barbaro, uno stregone, un druido o qualsiasi altra classe andranno ad inserire in Diablo 4. Quindi, cosa stai facendo veramente quando distruggi un'orda di mostri ed emergi di un livello più alto alla fine della tua run? Questa è la domanda che si sono posti. Beh, semplicemente ti stai allenando, stai praticando un'abilità, stai migliorando in quello che fai. Diventare più forti, diventare più intelligenti. Quando raggiungeremo un livello, riceveremo punti da spendere in forza, intelligenza, destrezza o forza di volontà, insieme ovviamente a punti abilità. Ovviamente prendendo esempio il barbaro, la maggior parte delle build troveranno beneficio da una buona misura di forza. Ma mentre costruiamo il nostro personaggio e decidiamo le abilità e le sinergie da inserire, sicuramente aumenteremo anche altri attributi. Ovviamente possiamo integrare le statistiche del nostro personaggio con gli oggetti che dropperemo, ma la stragrande maggioranza delle nostre statistiche sarà una diretta conseguenza delle nostre scelte su dove spendere i punti abilità ogni volta che livelleremo. Ed è qui che diventa davvero interessante. Molti dei nodi in ogni albero dell'abilità di classe hanno effetti aggiuntivi se si soddisfano specifiche soglie di statistiche primarie.
Quindi otterremo l'effetto di base di questi nodi quando spenderemo i punti abilità per sbloccarli. Quindi alzeremo, che ne so io, la caratteristica della forza. Potremo andare a prendere una determinata abilità, ma aumentando abbastanza punti dalla statistica primaria corrispondente, otterremo anche un effetto bonus. Parliamo invece ora dei tipi di armi. Esaminando molte armi per le varie classi di Diablo, gli sviluppatori hanno deciso che ogni arma avrà un aspetto e un effetto diverso per ognuna. Hanno quindi lavorato non solo sul motore grafico, ma anche fisico, implementando effetti sul mondo circostante dati dalle armi che si utilizzano. Ma mancava ancora qualcosa, le bacchette dovrebbero essere per esempio più veloci dei quarti di bastone, e le spade e le mazze dovrebbero fare cose diverse. Per questo hanno aggiunto la velocità alla caratteristica delle armi. Quindi nelle nostre mani ogni personaggio attaccherà in maniera più o meno veloce rispetto ad altri, in base all'arma che si andrà ad utilizzare. In generale le armi a una mano eccellono nel farti attaccare e riposizionare rapidamente, mentre le armi a due mani, più lente, infliggono più danni. E questa cosa si potrà letteralmente sentire quando si starà giocando con una determinata tipo di arma. Oltre alla velocità, ogni tipo di arma ha una caratteristica fisica intrinseca. Per gli scudi, per esempio, questo è il valore di blocco, il che significa che qualsiasi scudo che trovi in Sanctuary avrà una data stat di blocco, oltre a qualsiasi caratteristica magica che potrebbe avere. In quanto proprietà fisiche, questi tratti sono coerenti per tutte le armi dello stesso tipo e non possono essere modificati. Come ultimissima cosa, gli sviluppatori di Diablo hanno renderizzato ad alta qualità icone e visual di tutte le armi e oggetti in Diablo 4, rendendo unico, visivamente parlando, ogni oggetto presente nel gioco. Come ultima cosa parliamo della qualità dell'oggetto. Qui è un discorso un po' più fisiologico, filosofico, non fisiologico. Comunque, i ragazzi di Diablo hanno capito che la qualità dell'oggetto a un certo punto andava a perdersi. Infatti in Diablo 3 soprattutto, io che ci ho giocato e che ho smesso da un po' in realtà, si sa che arrivati a un certo punto gli oggetti blu, bianchi e anche arancioni a un certo punto si iniziano ad ignorare. Si va direttamente a prendere un determinato tipo di oggetto, quindi l'oggetto giallo che si vede per terra, quindi l'oggetto unico, e si ignora tutto il resto. Ebbene, questa cosa vogliono che si eviti, e vogliono che tutti noi andremo a raccogliere tutto quello che verrà droppato dai mostri durante le nostre run. Quindi stanno portando molti cambiamenti su ogni tipo di rarità di oggetto. Questo vuol dire che un oggetto raro, quindi un oggetto blu per intenderci, avrà caratteristiche molto simili a un oggetto leggendario, quindi arancione, a parte per gli affissi, che ovviamente gli oggetti leggendari hanno e gli oggetti blu no. Questo cosa significa? Che mentre noi saliamo di livello non dovremo più ignorare gli oggetti di basso livello, di bassa rarità anzi, ma dovremo raccoglierli perché non è detto che avranno caratteristiche inferiori a oggetti di qualità superiore. È vero che gli oggetti di qualità superiore sono superiori, ma questo perché avranno affissi diversi o in più dagli oggetti rari, che però potrebbero non essere utili, e di conseguenza un oggetto blu, in questo caso un oggetto raro, potrebbe essere e avere statistiche migliori di un oggetto leggendario. Per quanto riguarda invece gli affissi leggendari, potremo avere ovviamente gli affissi leggendari con drop casuali, quindi i drop saranno totalmente casuali, ma anche gli affissi stessi all'interno dell'oggetto saranno totalmente casuali, e potremo chiaramente sostituirli, quindi andarli a sostituire all'interno dell'oggetto utilizzando i vari slot che noi avremo. Quindi avremo la possibilità di reworkare quel determinato tipo di oggetto che avrà un affisso che magari non ci interessa. Ovviamente quasi tutti gli affissi potranno essere usati da tutte le classi, ma ci saranno anche affissi solo ed esclusivamente per classe, quindi che potranno essere utilizzati solo da una determinata classe. Questo è fatto in modo per dare
la possibilità a tutti di avere un personaggio unico e chiaramente di avere un personaggio con affissi diversi l'uno dall'altro e che saranno chiaramente più difficili da trovare, così da non dover per forza copiare la build del pro di turno per andare a fare determinati tipi di run. Infine, per quanto riguarda i vari affissi sui vari oggetti, avremo sicuramente le resistenze elementari e gli incavi per gemme e rune che possono apparire su oggetti al posto di affissi, e ovviamente avremo affissi diversi in base all'oggetto che noi andremo a equipaggiare. In questo caso le armi avranno affissi plausibilmente per quanto riguarda l'attacco delle nostre armi, e invece le nostre armature avranno affissi che riguardano chiaramente le resistenze. Ovviamente ci saranno anche affissi disponibili su altri oggetti, e tutto questo fa sì che ogni persona avrà sì magari la stessa identica armatura, ma avrà affissi diversi l'uno dall'altro. Di conseguenza questo è per assicurare una diversità nel gioco, come ho detto in precedenza, per quanto riguarda un personaggio dall'altro, quindi un barbaro da un altro barbaro, un druido da un altro druido, eccetera eccetera eccetera. Per quanto riguarda invece gli oggetti mitici, e quindi gli oggetti unici in questo caso, ci saranno, ma anche in questo caso saranno degli oggetti particolari e non avranno delle caratteristiche così assurde e così diverse dagli oggetti leggendari. Quindi avremo plausibilmente degli oggetti leggendari che si verranno definiti unici, quindi con delle caratteristiche leggermente più alte degli oggetti leggendari, che però non andranno a rompere totalmente il loot del gioco e di conseguenza non andranno a ignorare totalmente il loot che noi andremo a fare durante le run. Questo è stato fatto anche con il design, che ovviamente l'oggetto leggendario avrà totalmente diverso da tutti gli altri. Bene, io credo di aver detto tutto, anche se l'ultima parte è un po' confusionaria, quindi vi lascio anche l'articolo qui sotto se per caso non l'avete ancora letto, perché è stato un po' un casino tradurlo. Spero di esservi stato utile, noi ci vediamo tra altri 3 mesi, ci vogliono per il prossimo update di Diablo 4, e nel frattempo lo aspettiamo a braccia aperte e aspettiamo ovviamente il BlizzCon, che ci darà anche nuove spunti e novità per quanto riguarda questo titolo. Con questo è tutto e GG a tutti quanti.